Salve a tutti, bentornati. Cioè, cominciamo la puntata con Ricky che mi chiede pagamenti omaggio 2000, così. È il mio che posso chiederti. Ecco. Cioè, non ce l'avevo, non ma veramente, e io ti devo dare 2000 così? Allora, ho fatto 2000 il minimo. Vabbè, ne terremo conto, quando mi... Segnala sulla lista. Segno sulla lista, quando ti aiuterò a difenderti dagli atrebati. Ricordiamo che Ricky è in bancarotta perché gli atrebati l'hanno attaccato, gli hanno preso Bagacum, giusto? Ora sì. Ti stanno assediando Tulifurdum, però Tulifurdum ora te la difendo io, che c'è un esercito vicino con tanto di artiglieria. Che mi hai dato intanto. Allora, c'è una fornitura di veleno anche ai budini. Ecco, facciamo fuori cortesemente questi budini, che non se ne può più. Così me ne vado con quell'esercito, ti lascio lì a... Facilissimo. Autorisolvi? Non la combatti? Sì, già vinto. È proprio facile. Vabbè, facciamoli fuori, dai, andiamo via. Basta, così me ne torno a casa. Dopo 600... finalmente abbiamo finito con sti budini. La Sarmazia, la storia infinita della Sarmazia. Ora manca Galic. Tu tieniti l'esercito lì perché poi dobbiamo attaccare i Norici. Ho deciso se saccheggiare o... No, no, conquista. Saccheggia un'altra volta che poi hai problemi a tenerti. No, vabbè, fai ma come non vuoi. Dobbiamo non dobbiamo saccheggiare per sì, fare non mi ricordo l'obiettivo. Quante, ma comunque ancora la campagna è lunga, quindi dobbiamo saccheggiare... 70 insediamenti, ne abbiamo fatti solo 5, in effetti. Vabbè, prima o poi... Adesso occupato, però la prossima volta fammi saccheggiare. Senti, quando attaccheremo i Norici, poi scenderemo verso l'Italia e lì saccheggeremo a man bassa. Dopo tutto saccheggeremo, dici. Vabbè, e ce la fai allora tu a prenderti cura dei budini lì, no? Tanto ormai loro vanno a sì, scemare. Se, poi se tu lo blocchi con la spia, nel senso... Pure, non solo 2000 ti ho dato. No, perché sennò mi scappa via. Sì, perché ti scappa via, certo. Sì, sì. No, forse posso... Perché... No, non posso attaccare. No, non ce la fai. Torna... Non puoi. Dopo una conquista non puoi fare un altro attacco. Diciamo una regola base del gioco. Vabbè, comunque finalmente ci siamo levati... Mi diceva, ci arrivi col giallo, sai. In realtà ti porto sotto. Finalmente ci siamo tolti di mezzo questi. Io ora... Galic la devi attaccare tu. Altrimenti io la saccheggio, così mi faccio un saccheggio io e poi tu la prendi nei turni successivi. Se dobbiamo entrare in guerra con i Norici... Tu quando sarai pronto a sganciarti da Turbo, almeno 5 turni là li perdi, perché Urra, tempo sì. Che... sì, tempo che fare ristrutturazione e tutto. Vabbè, per ora occupiamoci degli atrebati. Occhio a questi budinetti qui, i lupi ululanti. Questi che stanno salendo verso Mons Regius. Vorrei che attaccassero Belz. Vabbè, ora cerco di inseguirli io. Vabbè, e questa l'abbiamo fatta. Ci siamo pappati i budini. Chi hai a sud? Con chi confini a sud? Con la Scizia Reale? Con i Roxolani? Con la Scizia Reale. Ok, rapporto del Furiere. Ok, andiamo subito a vedere la situazione qui. Dunque. Allora, non arrivo ad attaccare l'esercito degli Atrebati. Quello ok, lì non ce la fai. No, non ce la faccio. Però, vabbè, ti difendo comunque. Mi prendo un po' di fanteria. Vediamo cosa c'è. Guerrieri lupo mercenari costano un sacco, però. Sono forti, ma costano un sacco. Vabbè, ma chi se ne frega per due turni, dai. Poi non so se prendere cavalieri o arcieri. Ho dei forti dubbi. Ma forse prendo gli arcieri. Tanto comunque 2, 4 di cavalleria. No, prendo la cavalleria. Basta, ci ho ripensato. Vabbè, ho preso i mercenari. Li riaddestro. Ok. E mi avvicino a marce forzate allora. Ma non riesci, così non ti cadi, non puoi cadere in boscata. Sì, però ti salvo Tulifurdum. No? Non solo mi sacrifico, ma ti lamenti pure.
Vediamo chi è il generale che comanda. Qui Vano, è pure uno che... Ok. È pure uno che devo potenziare. Mandu braccio, aspetta, fammi vedere. Ma sì, promuoviamo Mandu braccio, dai. Ho promosso un generale già che c'ero. Per non farti mancare nulla. Esatto. Allora, sì, no, ma te lo mando vicino, comunque se quelli ti attaccano almeno... Vediamo da dove ci posso andare. Sì, beh, ci arrivo. E se lo riesci a mettere tipo qua, che così magari se ti attaccano Dove? loro È lì, partecipo io. sì, pensavo anch'io. No, se mi fanno l'imboscata mi sa che sono solo io, Sì, esatto. eh. Però Comunque. vabbè, no, io la metto lì comunque. Se mi fanno l'imboscata ce la discutiamo e vediamo come va a finire. Ok, intanto ti difendo. Poi, c'avevo l'altro esercito, eccolo qua. A questo punto con l'altro recluto. E mi avvicino, vediamo, vediamo. Ah, tu stai arrivando a Udburzis. Burzis, sì. Con un buon esercito, quindi diciamo non ti serve niente a sud. Con i Norici ancora non siamo in guerra, giusto? Per fortuna, Abbiamo dei almeno loro. patti con i Norici? Non mi ricordo. I Abbiamo Norici no, qualcosa? perché Sì, non io sto hanno. commerciando. Addirittura ho Sì, transito anch'io, sì. militare e patto, ecco, Forse è avevamo pagato per il un'aggressione. patto di non aggressione, esattamente. Vabbè, quindi con i Norici per ora siamo tranquilli e non è neanche il momento di tradirli, diciamo. Non ancora. Non ancora. E allora avanzo io con 6 di fanteria, 2 di cavalleria, 2 di carri, prendiamo dei cavalleggeri e un'artiglieria, vediamo cosa possiamo fare. Intanto mi avvicino a Hai marcia bloccato normale. i budini. Ora ci pensiamo. Allora, prendiamo... sì, però tutte truppe troppo pesanti, poi non vorrei. 2 sentinelle. Ok, ce le Ma tu hai abbiamo. perso zero truppe nell'assedio? Quale assedio? Quello di Tur. Non lo so, non ho guardato sinceramente, aspetta, ora vado a vedere. Vedo tutte le armate piene. Può dare, non si sono già rinfoltiti forse, non lo so, forse No. avevo poche perdite. Non è possibile, non abbiamo neanche fatto un passaturno. Non so che cosa dirti, guarda, cioè. Guarda, questo tradimento siamo a pari con i 2000 che mi hai dato prima. Ma che stai dicendo? Allora, vabbè, solo Magari faccio. cavalleria, dai, giusto per... Non ho soldi, ho finito tutti i soldi, per dare i soldi a te? Non ho più soldi. Fammi vedere un po'. Ok. Vabbè. Dicevamo. Ah, tu volevi pure che ti danneggiavo quelli. Pff, che Se ti palle. servono i soldi, io ho 750, Ecco. puoi richiedermi. Mi servono esattamente 600, tipo così. Dove sei? Mangiapane a tradimento. Welcome, worthy friend. Allora, Let us richiedi. break bread and drink ale before words pass our Mi dà la lips. possibilità di chiederti 1000, non so perché. Ma ce li hai gli introiti per il prossimo turno Sì, guadagno 250 adesso. o no? Ok. Ah, ecco, guadagni 250. È giusto che ho preso tour, sì, Yes. Ok. Vabbè, senti, visto che ti sto facendo anche da scorta, mi sembra il minimo, no? Cioè, sì, è una scorta che non combatte. Utile. Ok, te li ho sabotati. Prendo l'altra armata e cerco di raggiungere i budini che ti vanno verso Monza Regius. Ok? Sì, bravo. E fin qui ci siamo. Tra l'altro, Belz sta per rivoltarsi. Io dovrei abbassare le tasse, in teoria. E me ne vado praticamente senza soldi, ma vabbè. Mi si sta ribellando tutto. Perché l'ordine pubblico va così tanto male? Devo cercare di capire se c'è qualche tecnologia che mi migliora l'ordine pubblico. Ecco, infatti la stavo già ricercando, vedi? L'avevo fatta questa considerazione evidentemente già nella scorsa. Già tempi fa. Va bene, e questa è andata. Vediamo cosa fanno gli amici. Ho dimenticato una spia per strada. Ah, vabbè. Forse stava già viaggiando. Va bene, sì. Vediamo che combinano gli Atrebati. Beh, questa campagna qualche soddisfazione comunque ce la sta dando. E non è neanche tanto Caro. facile. Guarda, hai visto? Yeah. Hanno preso i mercenari. Quelli si muovono tutti con truppe a cavallo, quindi arrivano a Monza Regius prima di me. E che devo fare?
Io li sto già inseguendo, ma era meglio che con la spia andavo appresso, andavo dietro ai budini. Ma perché si sono bloccati? Ah, stanno vanno qualche spia in giro che sta facendo qualcosa. Mi sei bloccato sul turno dei budini. Anche te? Eh no, Ok, è andata perché avanti. mi hanno attaccato È Turok. andata avanti. Ti hanno attaccato che significa? Hanno Con assediato, ma. l'esercito che sì, l'hanno assediato, no, hanno attaccato direttamente. Ho autorisolto e basta. Ah, hai autorisolto, non l'avevo capito. No, perché a me si era bloccata l'inquadratura su quell'armata che saliva Ah, verso Monsor Regius, che mi sa che te la prendono però, eh. Hanno preso i mercenari sicuramente. Io li sto inseguendo, ma non ci arrivo. Mi sa che Monsor Regius te l'hanno presa, sai? anzi troppi anni, non te lo dici. Era meglio con la mia spia che andavamo già a inseguirli invece di. Vabbè. Intanto vediamo. Senti, ma adesso. Io però mi hai fatto mettere l'armata in una posizione che ora non ti aiuta. Guarda dove me l'hai fatta mettere. Se tu attacchi gli Atrebati, la mia non entra. Vabbè, te li attacco io al prossimo turno, dai. Gli Atrebati, la tua non entra, Non entra, non perché? entra, perché è più indietro. Entra nella città, ma non entra sull'esercito nemico. Prova, guarda, non Ah, ok, entra, ho non capito, ho entra. capito. Vedi? Quindi te li devo attaccare io. Vabbè, questo non è un problema. Il problema è che ti fregano Monster Regius i budini. Pensavamo di avere finito. Non puoi fare una. Ah, c'hai un agente lì. Puoi fare qualcosa con quella gente, Adesso ci con quel stavo dignitario, quella pensando. druida lì, come cacchio si chiamano. Se ti servono soldi, Se lo uccido, non me li chiedi. No, devi sabotarlo. Devi cercare di no, devo non fare farlo avanzare. Fai disordine quello dove hai militare. più probabilità e spera che vada Obiettivo bene. fermato 10%, obiettivo fermato 5%, obiettivo fermato 25%. Prova dove hai più probabilità e spera che vada bene. Dai, dai, bella, ci credo, dai, bella. Sì! Sì! Vediamo se è fermo del tutto. No, può muoversi a metà del suo raggio d'azione. Però vabbè, dai, già. Bastardo! Io cerco di inseguirlo, ma non ci arrivo questo turno, eh. La spia l'hai già mossa, vero? Da sud, sì. Sì, già mossa, ma ora che arriva ci mette 6 anni. Conviene, se vuoi risparmiare soldi a Tur, invece di trasformare il centro città in un centro città della tua cultura e spendere soldi, lo abbatti? No, è già della mia cultura. Già della tua? Ah, Sì, vabbè, ok. devo cambiare i templi e basta. Pensavo che quelli nomadi fossero. I centri città fossero diversi, invece sono uguali alle altre città barbariche. Vai. Passo. Allora, ho avvicinato le mie truppe Allora. a Tulifurdum, però non dovrebbero, non penso che parteciperanno. Tulifurdum, no, no, non partecipa. Vabbè, ma quello te lo faccio fuori io, non è un problema. Così ti ritorna anche l'economia in sesto. Il problema è che Vediamo se problema è posso. che sta andando a fare. La mia di economia sta andando. Vabbè, ho reclutato un sacco di truppe. Delle tradizioni dell'esercito. Che esercito? Eccolo qua. Cosa posso mettere, ad esempio? Meno 4% del mantenimento. Aspetti di Che cavalleria. stai facendo? Gli attori sto decidendo. Devo potenziare un esercito. Io devo assolutamente fare qualche conquista o qualche saccheggio. Ma secondo me se prendono Mons Regius, io ci vado e la saccheggio. Così Sembra li tengo un'idea un po' comunque sciocca. impegnati. E vabbè, se loro la conquistano, che vuoi che faccio? Che te la conquisto io e ti smonto la Ma Sarmazia? non so neanche se la Ma conquistano. sì che la conquistano. Rivolta degli schiavi imminente in Silesia, perfetto. Ribellione imminente in Suebia. Diciamo che ho qualche problemino io con l'ordine pubblico, eh. Quindi io per ora ti tengo a bada gli Atrebati e con gli altri torno indietro, non ti offendere, ma. Va
Non vorrei perdere anche tutte le mie province per aiutarti, sai com'è. Pareva, una volta che fai qualcosa di buono. E allora. Intanto eliminiamo sto cacchio di esercito. La combattiamo? Tu ci sei con la città. Vabbè che, insomma, probabilità di vittoria proprio. Sì, io partecipo. 81% di Come vuoi? forze rimanenti. Vediamo che esercito c'ho. Dai, la combattiamo. Combattiamo? Ma io direi proprio di sì, dai. Anche se era vinta facile, però dai, il piacere di Ah, combatterne dicevo, cavolo, uno. mi hai appena detto combattiamo, io ho fatto combattiamo. Dico, si vinceva facile, però. Allora, tattica sopraffina. Cerca il generale, tiragli addosso di artiglieria. Dov'è? Tutto quello che hai. Eccolo, l'ho trovato. Tutto quello che ho di artiglieria addosso al generale. Benissimo, e questa è fatta. Ah, c'è della cavalleria loro che si sta sganciando. Allora, intanto gli sto tirando di tutto. Benissimo. In generale già sono 130 su 160. C'è sulla via dell'Ade. Lo spero. Tu arrivi? Ce la Sto fai? arrivando Ecco, di corsa. vai di corsa così. Questo è il bello che vanno contro i miei. Questi stanno puntando a me, Contro mi i miei sa. lancieri stanno puntando. No, no, hanno Puntano te cambiato gli testa. altri? Sono tornati Vabbè. indietro, sono tornati indietro. Stanno tornando dalla tua parte. Allora, cominciamo a tirare con tutti gli Hanno scoperto le schermagliatori che nostre unità abbiamo. nascoste. Io sto avanzando di corsa. Ok. Il nostro generale è sotto attacco. Chosen Spears! Ok. Sto morendo questi. Ok, questi stanno morendo. Guarda che la tua cavalleria sta avanzando al passo, Eh che sì, sono aspetta che caricati. li ho persi di vista perché sto Fagli andando. tornare indietro che sono Sto andando lancieri, a magari guardando adesso. dall'altro lato. Aspetta un attimo, dove sono? Ok, si sono fermati lì davanti. Sì. Io li prendo da dietro, se aspetti un secondo e li carichi. Sì, mi sono spostato. Mi sposto verso i tuoi. Allora. Ok, cavalleria di qua. Cavalleria di qua. Ok, li sto aggirando. Dove sono gli altri? Sei riuscito a caricare quelli che erano sul fianco? Sì, io ho attaccato quelli lì che erano nella foresta. C'ho un buco alla mia sinistra. Ok, qui sono in fuga. Il generale è praticamente morto. Qui scappano tutti. Il mio problema era la fanteria che c'era lì di lato. Vabbè, ora la prendo con l'altra fanteria. Tanto si sono imputtanati là in mezzo. Vabbè, qui sono tutti.
Ci sono altri? Da prendere? No, mi sa che li abbiamo presi tutti. Occhio con i tuoi schermagliatori se ammazzi il mio generale. Ho smesso di tirare. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Ok. Praticamente quell'altra galleria non l'ho neanche usata. Vabbè, sono tutti in fuga. Continuiamo un attimo velocemente. Eliminiamo giusto tutti per sicurezza. Proviamo. Allora, spieghiamo questa tua risatina, dai. No, perché questa che battaglia l'avevamo appena giocata. Ne abbiamo fatta una delle nostre, l'avevamo appena giocata, poi cosa è successo? Identica a questa, quasi. Sì, è andata praticamente uguale. Finché ci inseguiamoli tutti e a circa 3 secondi alla fine fa abbandona la partita. Ci ha ricacciato tutte e due al menù. Ho abbandonato la partita, però spieghiamolo, perché in single player, anche se vinci una battaglia, la continui e poi ti rompi le scatole, puoi abbandonare e te la dà vinta. Invece in multiplayer abbiamo scoperto che non è così. Che se ne va al desktop, che se ne va, cioè, al menù principale. Una delle andiamo avanti veloce almeno. Sì, certo, avevo dimenticato di farlo. Ok, li abbiamo fatti fuori tutti, è quello che volevo. Occupa. Perché mi dice occupa? Mi dice occupa. Ma occupa cosa? La città è tua. Occupa, saccheggia, radi al suolo. Libera. Che devo fare? Ma io non ho assediato una città. Ricky, aiuto. Non lo so. Prova a fare saccheggia, 7, non lo so. 8, 6, 5... Saccheggia, per sicurezza, massimo rimane mia. Non è successo niente. Bug grandioso. Mi ha dato saccheggia come se stessi assediando una città. Bellissimo. Temevo di rubarti Tulifurdum. Ma è fantastico. Ma non mi sono neanche fatto i soldi, sì, infatti. Sì, sì. Almeno c'era questo, saccheggia, so... dovevo farmi soldi. In teoria, invece, no. Vabbè. Quindi è andata bene. Sì. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Sì, però io tolgo un po' di sti uomini lupo. Tu ce la fai a resistere qui adesso, sì, vero? Dove? A Bagacum. E adesso devo andare a Tulifurdum, scusami. Ce la fai a resistere ormai, sì. Sì, è piena. Treverorum la tieni, sì, perché c'hai anche Massilia che sta attaccando Nemetocenna e Cenabum, quindi... Sì. Vabbè, era giusto per sapere se potevo tornare indietro col mio esercito. Devo disfarmi di questi mercenari perché costano un occhio della testa. Assolutamente. Li avevo presi solo per te, guarda. Per fare quella battaglia. Ok. Me ne torno nei miei territori perché fra poco qui scatta la rivolta mondiale. Tutti... Sì, ho un problemino di ordine pubblico, diciamo, di notevole entità. Quindi devo assolutamente tornare... a casa. Ok, uno l'ho riportato. Esatto, torna a casa Iceno. Ho un grossissimo problema di ordine pubblico. Mi sa che posso anche reclutare due truppe del cacchio qui. Ok. Li ho riportati a casa, benissimo. Allora, l'unico problema a questo punto che rimane sono sti budini, vedremo come va a finire ora che ti attaccano Mons Regius. Te l'ho detto, la mia teoria è quella. Io ci sto anche mandando una spia, ma non arriverà mai. Sì, prima. Io dico che se ti conquistano, io vado, saccheggio, razzio, sì, poi te la riconquisti tu. Almeno mi faccio un po' di soldi e portiamo avanti l'obiettivo. Va bene, direi di salvare prima che succedano altri danni. Aspetta, c'è soltanto la... Che faccia altri danni? Beh, adesso, adesso non generalizziamo e non diamo sempre la colpa a me. Sono dei piccoli infortuni che possono capitare. Esatto. Allora, sto portando una spia verso Bagacum, ma ci mette tipo 5 turni, quindi vedremo. L'ordine pubblico è completamente imputtanato nella maniera più... Mi sa che il prossimo turno mi becco la rivolta degli schiavi, sai? Mi dava una rivolta degli schiavi imminente... Ah, meno male che è imminente nell'unica...
Nell'unica Regione regione con un in cui ho delle esercito. truppe, per fortuna. No, questa è la ribellione. La rivolta degli schiavi. No, la rivolta degli schiavi è in Silesia. Perfetto, in Silesia non ho nulla. Sì. Quindi, prossimo turno in Silesia mi fanno un po' così. Vabbè, posso metterci magari un generale Budorgis, giusto per sicurezza, per Posso tenermela. Non fare la vorrei qualcosa? perdere. Non posso perché ho già reclutato tutti gli eserciti Generali, possibili. Va basta. bene, basta, salviamo e come va, va. Alla prossima. Ciao a Ciao a tutti! tutti.